Signor Presidente, signora Presidente, onorevoli colleghi, se gentilmente il Presidente vorrà riservare la stessa attenzione che per 3 anni ho riservato ai suoi interventi, anche se qualche volta con contumelie, grazie, senza labiale. Lo scorso 24 febbraio Vladimir Putin ha promosso una vile e ingiustificata aggressione che sta causando una crisi umanitaria, migliaia di morti, milioni di sfollati, distruzione di infrastrutture e conseguenze economiche e sociali anche per noi europei. Il Movimento 5 Stelle ha espresso da subito totale vicinanza alla popolazione ucraina ingiustamente aggredita, ma ciò che mettiamo in discussione è la strategia che l'Occidente sta perseguendo. E ormai da tempo stiamo chiedendo, signora Presidente, di poter discutere in quest'Aula di questa strategia, soprattutto della posizione che l'Italia porta nei consessi internazionali. E da mesi chiediamo un'intensa, costante svolta, un'azione diplomatica che possa mettere finalmente in moto la macchina europea che dall'inizio della guerra non si è mai realmente attivata, mentre invece l'escalation militare ha raggiunto livelli davvero allarmanti. Noi crediamo che l'Italia dovrebbe diventare capofila di questa azione diplomatica per una mediazione internazionale, non lasciare questo ruolo alla Turchia di Erdogan. E vede, la pace va costruita però in modo serio, non scherzando con i quiz qui in questa sede. È un percorso faticoso, ne siamo consapevoli, però si tratta di offrire sicuramente risposte a due questioni cruciali. Questi sono gli interessi dei parti in gioco: la sicurezza da garantire a tutti e la tutela delle minoranze russofone. In giro per il mondo ci sono tanti modelli di tutela delle minoranze. Quindi non è con gli slogan, non è con i quiz che si può costruire un serio, faticoso percorso di pace. Vorrei poi chiarire che qui nessuno ha mai messo in discussione, per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle, né la NATO né l'Alleanza Atlantica. Il tema è come ci si pone la postura dell'Italia in questi consessi. In passato lei aveva parlato, in caso di sua vittoria, di un'Italia, cito testualmente, libera, forte e sovrana. Quello che notiamo oggi però è davvero incoerente rispetto a questi programmi, perché a noi sembra che su questa strada ci sia una totale acquiescenza alle indicazioni di Washington, come pure un'accettazione supina della strada al perenne invio di armi in piena continuità con l'ex presidente Draghi. Di questa realtà geopolitica lei ha dato scarse tracce nel suo intervento, ma lei ha taciuto un'altra questione, che è di primaria importanza, vede, ma non la giudichiamo noi di primaria importanza, l'ha giudicata lei di primaria importanza in passato insieme al ministro Salvini. Mi avete rivolto un'accusa, forse la più grave e infamante che si possa rivolgere a un presidente del Consiglio, l'accusa di alto tradimento. Tra l'altro nel periodo più duro della pandemia, quando mi avete accusato di aver sottoscritto la riforma del trattato del MES nottetempo senza informare gli italiani. Quella notizia era falsa. Ignobile è stato il tentativo di fomentare l'odio e la ribellione sociale, ma soprattutto adesso siamo alla nemesi della storia, perché è il momento della verità. Vi siete rifugiati sin qui dietro il pronunciamento della Corte Costituzionale tedesca. Pensate un po', quanto imbarazzo per chi ha sempre rivendicato il primato dell'interesse nazionale sopra ogni cosa, rifugiarsi dietro una Corte Costituzionale straniera. Questo è un sovranismo da operetta, consentitecelo. Adesso però dovrete scegliere, Presidente Meloni, se respingere la ratifica della riforma del trattato del MES, che pur apporta dei miglioramenti, oppure continuare nella vostra storica posizione. Mi permetto, se deciderete per la ratifica, Presidente Meloni, guardi, non la vorrei rassicurare, non credo che deluderà molti italiani, perché ormai si stanno abituando alle vostre contraddizioni e alle vostre piroette.
Non siate impazienti, l'elenco è lungo, ne riassumo alcune. Sulle trivelle, in occasione del referendum del 2016, lei testualmente basta all'inquinamento dei nostri mari. Non si era neppure insediata. La prima cosa che ha detto, assolutamente sì, nuove trivellazioni, con l'applauso degli industriali petroliferi. Scusi, sull'immigrazione. Lei ne ha parlato tanto, però sta girando intorno a un tema. Ci ha riempito per anni la testa di propaganda dicendo che c'aveva la ricetta facile, il blocco navale. Ma lo vogliamo dire agli italiani che mai, come in questo periodo, ONG, barche, barchini, barconi stanno sbarcando, attraccando in tutti i nostri posti, in tutti i nostri porti? Ovviamente, aggiungo, meno male, visto che ovviamente trasportano persone fragili, persone in condizioni disperate. Visto che parliamo di politica estera, lei invoca addirittura un nuovo slogan, Piano Mattei. Scusi, ma si è accorta che questo Piano Mattei addirittura non può funzionare perché lei ha tagliato i fondi del programma per la cooperazione allo sviluppo? Con quali soldi lo vuole finanziare? Guarda, il PNRR, per 5 volte non l'avete votato a Bruxelles. Fosse stato per voi non sarebbe arrivato. Adesso però ovviamente state ribadendo all'opinione pubblica l'importanza strategica di questo piano. Bene, meglio tardi che mai. Però attenzione, state chiedendo, già mettendo le mani avanti, chiedendo dilazioni dei termini per i ritardi che state accumulando. E poi la lotta all'illegalità e alla corruzione. Presidente Meloni, lei ha detto che il tratto distintivo di questo suo governo sarà la lotta all'illegalità. E invoca sempre Falcone, i numi tutelari dell'antimafia, Falcone e Borsellino. Ma come sta conducendo questa battaglia? Ce lo spieghi? Concedendo favori e sconti ai evasori e corrotti? A chi? Favori e sconti a chi non ha pagato le tasse, a chi vuole andare in giro con le tasche piene di contante. Avete persino la sfacciataggine di voler smontare un pilastro cardine della legge spazza corrotti. Presidente Meloni, lei giovedì andrà a Bruxelles, troverà una Bruxelles scioccata dallo scandalo sul Qatar, dalle mazzette di soldi nascoste dentro bustoni di plastica. Cosa porta in dote? Un'Italia che propone misure per rendere più facile la vita per i corrotti della pubblica amministrazione? Che agevola gli evasori? Che vuole far candidare i condannati? Perché volete rivedere anche la Severino? Il punto però più alto della sua incoerenza, e qui raggiunge l'ACME, è la legge di bilancio. Solo pochi mesi fa dichiaravate in campagna elettorale siamo pronti. Oggi invece venite a dirci che avete avuto poco tempo per la manovra di bilancio. Vien fatto di rispondere, meno male, visti i risultati, che avete avuto poco tempo. Oggi ha coniato un nuovo vuoto slogan, più Italia in Europa. Si ricorda invece quando per tanto tempo, tante volte la campagna elettorale ha celebrato è finita la pacchia per l'Europa, quando ha assunto questo atteggiamento eurocritico condannando le politiche espansive? Beh, guardi, la pacchia è finita per lei e per queste bugie. Lei con il suo governo sta confezionando la manovra di bilancio più recessiva nel segno dell'austerity degli ultimi anni. Sì, è proprio così, degli ultimi anni. L'avanzo primario, l'approccio contabile e gli zero virgola sono tornati a essere più importanti del malessere dei più fragili, dei pensionati, delle imprese, che tra l'altro vedono ridimensionata qualsiasi misura di investimento a partire dal super bonus e transizione 4.0. Lei ha parlato adesso oggi di spazio fiscale, ma guardi, lo spazio fiscale è come il coraggio: se uno non ce l'ha, non se lo può dare. Concluda, onorevole. Vi concluda.
vi accanite contro fragili, contro le fasce indifese della popolazione, impoverite il ceto medio e sdoganate anche una sorta di evasione di cittadinanza. Guardi, voi state lavorando in modo scientifico per arricchire sempre di più i ricchi e impoverire sempre di più i poveri. Per i ricchi state estendendo tappeti rossi, consentirete ai fondi stranieri di venire in Italia, i profitti che genereranno qui nel nostro paese non li pagheranno all'erario italiano, dimezzate l'imposta sino al 14% per le plusvalenze, finanziare nel caso di vendita di azioni o di quote di investimento, ancora permettete finanche ai soci delle società immobiliari di potersi intestare immobili a condizioni agevolate, imposta sostitutiva ripassata, deve concludere. Dimezzamento dell'imposta di registro, base imponibile calcolata sui valori catastali e non di mercato, e poi gli extra profitti, ma abbiate pazienza, avete previsto 2,5 miliardi con le speculazioni in atto. Il buon Natale, il felice anno 2023, Presidente Meloni, lei lo sta augurando soltanto a pochi privilegiati, a questi pochi privilegiati, speculatori, corrotti, evasori, a chi non concluda, ha invece nulla da mangiare, onorevole, deve concludere. Privato del reddito. Onorevole non Conte, deve concludere, che ha finito il tempo. E concludo. Per quanto riguarda i pensionati, avete previsto, rispetto agli aumenti già previsti per la minima, solo 8 euro. Questo è un inganno vergognoso per i pensionati. Tagliate la spesa sanitaria, chiudete centinaia di scuole, disarticolate Opzione Donna con discriminazione. Ripeto, avete sempre detto siamo pronti. Ma pronti per cosa? E concludo. Grazie. Forse per oscurare una visione di futuro del paese, per tagliare speranza, respiro a un paese già in difficoltà. Presidente, ma deve... non preoccupate, il Movimento Onorevole 5 Stelle Conte, deve concludere. Contrasterà tutto questo per restituire al nostro paese l'ambizione che grazie. Merita. Grazie. Grazie. Questo è ciò in cui crediamo. Questo è ciò che siamo.